invece poi è arrivata in quei giorni una sterzata a tutto campo, ve lo ricorderete, ci sono state le consultazioni con Tremonti e lì è cominciata una procedura completamente atipica, cioè il Comune di Roma sta seguendo su questa cosa una traccia che gli altri comuni non hanno. Qualche cosa l'hanno fatta le regioni in questo senso, ma i comuni no. E invece per il Comune di Roma dal 2008 sono uscite le disposizioni urgenti per Roma Capitale e quindi diciamo il debito si è in qualche modo mischiato ai destini di Roma Capitale, per cui non si capiva bene se poi i finanziamenti andavano nel ripiano del debito per Roma Capitale. Alemanno, vi ricorderete pure voi che attaccò per tutta Roma i manifesti, abbiamo avuto fino a 500 milioni, Roma vola. Però invece quelle disposizioni urgenti per Roma Capitale prevedevano appunto il commissariamento straordinario da attribuire ad Alemanno, la gestione separata del debito rispetto alla gestione ordinaria, che è una cosa che anche a norma del TUEL noi abbiamo sentito diversi avvocati amministrativisti hanno le loro perplessità. Poi un piano di rientro che doveva fare Alemanno entro il settembre 2008 con eventualmente prorogabile, l'apertura di un'apposita contabilità speciale per l'individuazione delle coperture finanziarie necessarie al ripiano, e anche qui andiamo su una specialità. L'inibizione alla procedura di deliberazione di dissesto per tutta la durata del regime commissariale. Quindi non è che si dice che il dissesto non c'era, si dice che non si poteva dire, un'altra cosa abbastanza tipica. La proroga di 6 mesi dei termini per l'approvazione del bilancio consuntivo, anche qui siamo fuori dalla normativa del TUE, la contabilità degli enti locali, l'anticipazione di 500 milioni per quell'anno della Cassa Depositi e Prestiti a valere sui futuri trasferimenti statali. E qui l'avrete sentito, perché dico qua è diventata materia obbligata di conoscenza, diciamo, elementare, tutto quello che è stato l'ondeggiamento dello stop and go sui finanziamenti. Doveva arrivare attraverso il fondo FAS, questa volta invece che attraverso l'anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti, per il 2010 i 500 milioni al ripiano del debito dovevano essere dati dal FAS con un'anticipazione del CIPE, poi non c'è stata copertura. È stato previsto un altro meccanismo che è andato nella finanziaria 2010, che è quello del trasferimento delle caserme, di 8-9 caserme, anche qua è sempre il solito 24 ore, cioè sono caserme interessanti, ex Forte Boccea, la caserma Manara, il deposito carburanti di Vitigna, insomma c'è un bel pacchetto immobiliare e di aree di pregio. E tutte queste dovrebbero andare in un fondo immobiliare gestito tra il Comune di Roma e il Ministero della Difesa, che in qualche modo dovrebbero appunto coprire l'ulteriore anticipazione del tesoro per questi famosi 500 milioni di euro che dovrebbero arrivare, perché nel frattempo il Comune di Roma non approva il bilancio, quindi va per dodicesimi, quindi non c'è gestione praticamente del Comune, quindi praticamente veramente stanno arrivando a sofferenza tutta una serie di servizi sociali che non sanno più come andare avanti, a cominciare dagli asili nido, più la manutenzione. Praticamente il Comune di Roma è bloccato. L'altro giorno sembrava che finalmente il sindaco fosse arrivato, dico, ad averci l'assicurazione su questi fondi, aveva anche indetto la conferenza stampa, invece qualcuno gli ha detto che non si sa per quale motivo ci sono una serie di interpretazioni, i fondi non sono arrivati. Alemanno ha dovuto quindi fare l'appello accorato anche alla sinistra, dicendo: beh, visto che io non basto, chiedetegli pure voi a Tremonti, perché qua i soldi non arrivano, e visto che forse in qualche modo c'entrate pure voi, perché appunto tra l'altro i fondi erano stati, cioè quello su cui stiamo parlando è stata la rinegoziazione dei debiti su derivati e ulteriori debiti fatti dal 2003 al 2008, e quindi erano appunto in consigliatura Veltroni, e possiamo richiamare il Comune di Milano per una fattispecie, cioè il Comune di Milano su questa cosa, dico, l'avete visto, sono arrivati appunto a
la Procura della Repubblica e c'è accusa di truffa. Noi pensiamo che su questo dico assolutamente, dico Roma dovrebbe essere ben più tutelata, visto dico, che a imbastire i derivati era arrivato dico, Fabrizio Ghisellini, dico, che è un direttore del Ministero delle Finanze e che quindi dico, Veltroni si era trovato l'uomo giusto, cioè sicuramente non uno sprovveduto. A maggior ragione non riusciamo a capire perché di fronte a questa nostra innocente richiesta chiediamo da mesi, da ottobre, dateci questi derivati. Lui ha parlato con Alemanno, io ho perso la voce perché veramente non ne posso più, non so più quante telefonate ho fatto alla segretaria, al gabinetto del sindaco, all'assessore Leo, al ragioniere capo, ma hanno anticipato non so quante volte la lettera che ci doveva arrivare di risposta perché ognuno di loro diceva che la doveva a quell'altro e alla fine non c'è arrivato assolutamente niente. Pensiamo che sia allucinante perché il debito è grosso, il bilancio è bloccato, santo Dio, di fronte a fatti così gravi, beh, che ci muoviamo però solo noi in un certo silenzio stampa. Io visto che oggi dico c'è la stampa, veramente, questa è stampa. Io infatti dico ho la massima fiducia, venite in forza e vediamo un attimo se riusciamo e ad avere adesso se ci sono qualche domanda, altrimenti...